Nella Louisiana è stata sollevata un'accusa di omicidio nei confronti di una madre che ha deliberatamente lasciato la sua bambina di 6 mesi in un'auto sotto il sole con esiti fatali. Questa tragica vicenda ha un precedente simile. 3 anni fa la stessa donna aveva compiuto un gesto analogo con un'altra figlia che però sopravvisse ed è stata successivamente affidata ai servizi sociali. La giovane di 22 anni, Evelyn Lee, ha lasciato la piccola Rissa all'interno di un'auto surriscaldata per un lungo lasso di tempo, ben 5 ore, mentre era al lavoro. Successivamente la donna ha fermato un agente di polizia e gli ha riferito che la figlia non respirava. L'agente ha prontamente adottato le misure di primo soccorso sulla piccola prima di trasportarla in ospedale, dove tuttavia è stata dichiarata morta.